E bella a tutti ragazzi, sono Gilbert, ragazzi, sono qui oggi nel primo video in assoluto su Fortnite, sperando che mi trovi la partita perché è mezz'ora che cerco, comunque non lo so perché non me la trovo. Comunque raga, è il primo video, infatti spero che vi possa piacere perché è un gioco che veramente ci gioco veramente spesso ed è un gioco che mi piace veramente veramente tanto. Quindi raga, se volete altri video su questo gioco, cerchiamo di arrivare almeno a 50 like giusto per supportare questa serie qua, perché vorrei portare. Ovviamente questo qua è il primo video, lo faccio in solo, ma inizierò a portare anche video in gruppo con altri, perché ho un team, siamo veramente abbastanza bravi, diciamo spesso. E quindi nulla, vorrei portare ogni tanto video di Fortnite, sicuramente saranno video secondari rispetto a quelli di FIFA, perché io comunque cerco di portare FIFA. Comunque raga, spero di cercare di trattenermi un po'. Io sono uno che non è un cavallone che si butta subito tipo a pinnacoli pendenti, perché non voglio morire subito. Comunque ci butteremo a fatta. Premetto che non sono fortissimo, cioè nel senso me la cavicchio, non sono Ciccio Gamer, non sono Delo, però penso di non essere male, diciamo. Spero di, sicuramente farò dei tagli perché non riesco a intrattenere 20 minuti di fila su un gioco che, nel quale non sono nemmeno così forte. Comunque raga, io cerco di parlare il più possibile, anche se dovrò concentrarmi perché non sono forte. Quindi vorrei cercare di fare una bella partita. Allora, ci sono altre due persone che sono buttate qua a Fatal. Tre persone. Una va al boschetto, una va lì. E io vado qua. E poi pushiamo subito quello lì. Ah no, ok. Si è buttato là. Allora, vediamo subito dove è questo qua. Ok, vorrei subito pushare questo qua, però prima vorrei capire dov'è. Ok, la prima kill l'abbiamo fatta, raga. Mi sa che qua sotto. Ah no, mi sa che è già andato via allora a sto punto. Sì, direi di sì. Allora, prendiamoci un po' di legno qua. Fatemi sapere se voi utilizzate i comandi da pro o se utilizzate i comandi normali. Io utilizzo quelli da pro perché trovo che siano un botto più efficaci rispetto agli altri. Mi sento molto più veloce nel costruire, nel switchare armi e roba del genere. Ehi. Qua c'è qualcuno che ha costruito. Ehi, ho sentito un pompa qua. Guardalo là. R blu, non male. Pompa. Tra l'altro, raga, ho notato che, secondo me, ma ho visto che l'ha riscontrato anche Exector, il pompa, quello che spara tanti colpi semiautomatico, è diventato un botto più scarso, ma veramente tanto. Infatti, ultimamente sto utilizzando solo più quello one shot perché è veramente troppo più forte dell'altro. Allora, questo qua ce la teniamo, non la prendiamo ancora. E poi direi di andare così. Le muni ce le prendiamo. Sistemiamoci un attimo la cosa. E possiamo andare. Allora, raga, di materiali sono messo abbastanza bene. Siamo rimasti in 46. Io ho due kill, che sono poche, però meglio che niente. Allora, vediamo se qua c'è la cassa. Non c'è. Ripperone.
Io ve lo dico, sicuro non la vincerò perché non gioco spesso in singolo, gioco molto più a squadre. E quindi sicuro la prima che vi porterò non la vincerò. Però spero di arrivare almeno in top 10 in modo da potervela portare perché voglio fare un bel risultato. Ovvio, non. Vorrei arrivare in top 5 in realtà. Perché raga, io ho un problema, sono arrivato un bordello di volte in top 5, top 10. Ma figa, non vinco mai. La K non voglio lasciarla perché, cioè nel senso ho la R blu che è fortissimo, però la K mi piace, quindi non vorrei lasciarlo fino a quando poi non trovo qualcosa di, che mi costringe a doverlo lasciare. Quindi per ora lo tengo. Fatemi sapere perché trovo che la K sia veramente sick as fuck. Sto cercando di stare intorno al bordo per cercare di prendere la gente che arriva in safe. Finalmente si sta chiudendo un po' la safe, almeno poi becchiamo le persone che zitte zitte cercano di arrivare in safe. Ma non sanno che beccano il gilbone. Non vorrei andare a pinnacoli perché pinnacoli equivale veramente a morire male, malissimo in realtà. Vorrei riuscire a prendere la gente che arriva da Pinnacoli. Ah, qua sento qualcuno sopra. Vediamo se riusciamo ad andare a killarli. Wow, raga, mi sono impanicato un botto. Uff, raga, abbiamo spaccato però, figa. Ho perso un bordello di vita. Ok, raga, prendiamoci il medikit. Poi io voglio vedere se. Allora, intanto mi prendo il cecchino perché voglio fare qualche killozza col cecchino. Però siamo in una posizione di merda perché sicuro arriverà qualcuno. Allora, intanto prendiamoci questo. Oh, lo scar, finalmente. C'è, oh, aiuto, c'erano due scar. Allora, intanto questo qua me lo prendo. Mi tengo le bende. E mi prendo questo, direi. Sì, ciao. Sì, lì l'ho lasciato un bordello, però. Hai direi di scendere dalla parte in cui sono arrivato io. Perché se andiamo lì, moriamo un botto. Tra l'altro poi dobbiamo pure andare in safe, perché tra 20 secondi parte. Ah, là. Dobbiamo cercare di arrivare dietro quello lì. Così lo killiamo tranquillo. Ah, sono due. Bella un botto, raga. Prendiamoci la roba veloce e poi andiamo. Ok, ragazzi, siamo rimasti in 17, abbiamo 4 kill, che non sono male. Figa, raga, voi.
Minchia raga, quanto ci ha tolto sto coglione. C'ho una benda, cazzo. Sono morto un botto, raga. Ma sono morto tipo troppo, cazzo, raga. C'ho una benda, aiuto. Allora, c'ho una benda e sono in mezzo a tutto. A tutto! Curiamoci un attimo, raga. Sperando che non ci arrivi gente da dietro, però. Io vorrei tornare là, perché secondo me da Pinnacoli qualcuno arriva. Però, raga, non posso, cioè, nel senso, c'ho 70 di vita, raga, 70 di vita. Siamo rimasti in 13. Adesso faccio il bordo della safe, raga. Così intanto vedo se arriva gente da sinistra. Siamo rimasti in 12. Raga, devi trovare almeno degli scudini, se no, raga, sono fottuto. Ehi, 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 ehi. What are you doing, bro? Non ho visto dove mi sparava. Però sicuro mi pusha questo. La cosa che mi conviene fare è andare in safe e costruirmi qualcosa. Siamo rimasti in 10, ok, top 10, quello che volevo fare l'ho fatto. Comunque raga, non è per andare controcorrente, però ogni tanto preferisco altre armi allo SCAR. Ad esempio la R blu mi dà più sicurezza, mi sento più sicuro con la R blu. Minchia raga, sono messo in una posizione di merda e con pochissima vita. Costruiamoci un bel fortino. Intanto voglio capire se dice qualcuno, ma direi di no. Speriamo che la safe si chiuda da me. Allora. Sei, fammi il favore di chiuderti da me. Safe, fammi il tuo favore, safe. Guarda lì che si chiude da me. Guarda lì. Figa, lo sapevo. Dai, raga. Siamo rimasti in 6. Allora, uno è laggiù. Che si sta costruendo. Allora, raga, la cosa brutta è che c'ho veramente pochissimo di vita, quindi dovrei uccidere qualcuno. Però non so come fare. Allora, la cosa che posso fare è cercare di stare il più lontano possibile e giocarmela con la sniper. È l'unica, secondo me. Perché raga, veramente non so cosa fare. Aiuto. Si è rimasto in 6. Però io ne vedo solo uno e quello è il problema. Cioè è quello uno dei problemi, perché ne abbiamo veramente tanti. Allora facciamo una cosa. Possiamo andare anche lì sopra e vedere un po' com'è la situazione. Anche perché tra... Oh, forse li abbiamo degli scudini, dimmi di sì. Dimmi di sì, te prego. Dimmi che ci sono degli scudini, o un medikit almeno. Vai. Ok, raga.
Figurati, ci sono gli scudini, Belin. Qua un medikit. E degli scudini. Ok. Oh, bene, bene, bene. No, raga, da dietro. Aiuto, raga. Ripperone. Raga, però allora, io ve la posto. Se poi, voi fatemi sapere. Se comunque gameplay del genere, ovviamente, io in singolo ve lo dico, non sono forte. Cioè, veramente mi reputo non forte. Però a squadra me la cavicchio un sacco, anche perché gioco più sciolto, e gioco più tranquillo. Quindi nulla, raga. Se volete vedere altri video di Fortnite perché pensate possano intrattenervi, io ve li porto anche con altra gente con cui gioco io spesso. Siamo forti, vinciamo spesso. E nulla, raga, ci becchiamo al prossimo video.